Buonasera, buonasera, 20 e 6 minuti in diretta su Rete 8 Sport, nuovo appuntamento con Terzo Tempo Live. Dunque il Pescara torna ad espugnare l'Adriatico Giovanni Cornacchia, 2-1 sull'Avellino, non accadeva dalla prima giornata, 5-1 sul Foggia, un Pescara che cresce gradualmente le reti di Mancuso e di Pettinari, prima volta che poi capita che il Pescara vinca in rimonta. Insomma, ci sono tante curiosità legate a questa partita, ma soprattutto il Pescara da oggi è secondo in graduatoria, certo una classifica che forse non bisogna ancora guardare perché il campionato è lungo, è una classifica ancora molto corta, siamo alla decima giornata, martedì si tornerà in campo sul terreno dell'Empoli che oggi è stato sconfitto, l'Empoli di Vivarini a Venezia 1-0 il verdetto finale, Venezia che ha agganciato proprio la squadra toscana in vetta alla classifica. Buonasera ad Aldo Fattore. Buonasera, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te. Eri un difensore ai tante, ai tante, ma come dice Bruno dai piedi rubidi. Dai piedi rubidi. Ah, dai piedi rubidi. No, Bruno l'ha detto. No, io l'ho pensato, ma l'ha pensato. Non l'ho mai detto. Buonasera Bruno, come va? Buonasera, bene, bene. Sei stato allo stadio? Sono venuto perché mi piace venire, tu sei un amico, eccetera, però grazie. Sono un po' acciaccato. Non sembrerebbe. Però, sì. Insomma, però sto bene abbastanza. No, ti vedo atomicissimo. Comunque, a proprio di questo, lui ha fatto il calcio per davvero, io ho fatto il calcio. No, per davvero no, perché io ho fatto anche le cose da show. Stiamo parlando di un grande talento. Grande talento che poteva essere veramente un grossissimo, se avesse avuto, dicono, però gli piaceva però più. Però anche a scuola dicevano, potresti fare molto di più. Mi piaceva divertirsi, piaceva divertirsi. A proposito, bro, prima di entrare proprio nel merito della trasmissione, nessun rimpianto per la tua carriera, no? Perché forse non te l'ho mai chiesto. No, ti do l'impressione di aver rimpianto. No, infatti, mi sembra io no. Gli errori che ho fatto me li tengo, l'ho fatto anche da allenatore, tanti errori, cioè, tante cose, leggerezza, superficialità, hai capito? Cioè avevo delle partenze straordinarie e poi piano piano però di me sono arrivato là. Ma la domanda è dopo, perché mi ricollego a quanto asseriva lo stesso Aldo Fattore, e talento cristallino avresti potuto fare di più. Avessi avuto il suo temperamento, la sua grinta, eccetera, con le mie qualità. No, comunque sai che un grande pregio di quest'uomo, sì, che veramente tutte le persone che lo hanno conosciuto, sia di gente del calcio che fuori del calcio, ne parlano tutti, ma non lo dico perché sono tutti in maniera... Non è piaggeria. No, solo mia moglie solo. Parliamo seriamente. Vediamo a noi i risultati e la classifica del campionato di Serie B. Si sono giocate tutte le partite ieri, i due anticipi. Bari-Cittadella 4-2, tra l'altro la quinta vittoria in 6 partite al San Nicola per la squadra di Fabio Grosso, ha perso soltanto con Venezia 2-0 la seconda giornata, la Cremonese ha prevalso sul Brescia di Pasquale Marino, due partite altrettante sconfitte per l'ex allenatore del Pescara, Sampdoria Crotone, l'anticipo di Serie A 5-0, vittoria debordante bella per Sampdoria, la squadra di Marco Sampdoria. Giampaolo, davvero una realtà del campionato di Serie A. Questa è la classifica, l'abbiamo aggiornata naturalmente, la Sampdoria a 17 punti, risultati di Serie B, Bari Cittadella 4-2 giocata ieri anche Cremonese Brescia 2-0 al verdetto finale, oggi Cesena Foggia 3-3, grande rimonta dobbiamo dire alla squadra di Fabrizio Castori, anche se il Foggia ha sprecato l'impossibile anche sul 3-1 per chiudere la partita, ci ha creduto come sempre, com'è nel DNA delle squadre di Castori, la formazione romagnola che ha evitato la sconfitta sul finire, che è riuscita a rimontare questa partita che sembrava irrimediabile, probabilmente con
compromessa. A Palermo, attenzione, prima sconfitta stagionale per la squadra di Tedino, Novara batte Palermo 2-0, Parmentella 3-1, Pescara batte Avellino 2-1 con i gol di Mancuso e Pettinari, aveva portato in vantaggio l'Avellino un gioiello di Bidawi, giocatore marocchino, classe 1990, tra l'altro al primo gol con la maglia della squadra di Novellino. Tra poco le immagini. Pro Vercelli Carpi 0-0, l'unico 0-0 di questa giornata. Salernitana Frosinone 1-1, il Frosinone in 10 uomini è riuscito a riequilibrare le sorti del match. Era andata in vantaggio la squadra campana di Bollini con Schiavi, tra l'altro ex della Contesa. Spezia batte Perugia 4-2, si mette male per il Perugia perché questa è la quinta sconfitta nelle ultime 6 partite. Venezia batte Empoli 1-0, ha deciso un ex giocatore di Vincenzo Vivarini, Moreo. Ironia della sorte, Stefano Moreo, che ha giocato nel Teramo nella stagione 2015-2016 con Vivarini in panchina. Ternanascoli 1-1. La classifica, vediamo allora la classifica del campionato di Serie B. In testa l'Empoli è stato raggiunto dal Venezia, che ha una difesa pressoché impenetrabile, ermetica, soltanto 7 gol subiti, guidata da una punta che faceva solo gol. Mi hai proprio anticipato, certo. Che una, no, ma non lo farò più. Assolutamente, hai fatto proprio bene, perché effettivamente questo è un po' il paradosso. Ma se vogliamo anche Pescara Avellino, i numeri del Pescara e dell'Avellino, Novellino, il tecnico dell'Avellino, sta facendo i numeri che solitamente fa Zeman, perché segna e subisce, no? È un campionato strano anche per questo. Venezia Empoli al comando con 17 punti, Cremonese, Bari, Pescara, Frosinone e Novara al secondo posto a quota 16, Palermo e Carpi 15, Parma 14, Salernitana, Perugia, Cittadella, Avellino e Spezia 13, Entella 12, Ternana e Foggia 11, Pro Vercelli, Ascoli e Brescia 8, chiude il Cesena con 8 punti. Andiamo subito al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Pronto, buonasera. Pronto, sono Giuseppe. Salve Giuseppe. Indovina indovinello. Indovina indovinello. Mancuso e Pettinari e tenetemi d'occhio Benali. È vero o no? Cioè non ho capito, scusi Giuseppe. Non ti ricordi niente allora? Ma non ho capito quello che ha detto. Ah, Giuseppe, adesso ricordo perfettamente, meno male, purtroppo sai l'età. Giuseppe che insomma mi accompagna nelle dirette Facebook alla vigilia delle partite del Pescara dal Poggio degli Ulivi. E Giuseppe aveva pronosticato i due marcatori della partita di oggi. È stato bravo, manca solo Benali però all'appello, mi pare. No, Benali ho sbagliato a dire che sarebbe entrato al secondo tempo. Però ecco, bravo. Detto che bisognava tenerlo d'occhio. Hai ragione, bravissimo, infatti, bravissimo. A momenti faceva gol. È vero, hai ragione. In quella fantastica azione e poi il gol clamorosamente fallito da Zampano. Assolutamente. Bravo allora, Giuseppe. Ci sentiamo lunedì. Come no, va bene, lunedì dopo la rifinitura, dopo la conferenza stampa di Zeman, abbiamo l'appuntamento con naturalmente coloro che ci seguono sulla pagina Facebook Rete 8 Sport, perché facciamo il punto della situazione alla vigilia delle partite del Pescara dopo la conferenza stampa di Zeman, che si terrà questa la prossima settimana, naturalmente lunedì, alla vigilia della trasferta, certo, di Empoli. È uno spettacolo queste conferenze. Quando eccezione. Il presidente Sebastiani vuole vincere, quello importa, ma non parlava di ciclismo ieri. È stato simpaticissimo, straordinario. Allora andiamo ancora al telefono, pronto Rete 8 Sport, poi le immagini di questa partita non le mandiamo subito in onda. Max, sì, parliamo con Carlo. Buonasera. Ciao, saluto il grande Bruno. Ciao Carlo. Beh, c'è un altro grande al suo fianco, anche però, più altro. Sono tutti grandi. Comunque è andata bene, quindi una bella partita, come quando diciamo si giocava a Rampigna, molta dimestichezza del pallone, diciamo che è stata una partita classica del mister, quindi thank you Mr. Zeman. Certo è, questo è un proclama, è che ci manca proprio quel famoso sale che la signora Garibaldi manca per propiziare la vittoria. Prepareremo la risorsa salina, comunque stiamo cercando la signora del sale,
ti preghiamo accettare, questo è un proclama, la grande volontaria. Saluti a tutti e forza Pescara. Ciao. Grazie a ciao, te Carlo, sempre molto simpatico Carlo. Velocemente pagina Facebook e poi prima domanda ad Aldo Fattore e Bruno Pace sull'andamento di questa partita brutta, molto brutta nei primi 25-30 minuti, poi il Pescara ha rimediato al gol dello svantaggio nella ripresa, dobbiamo dire secondo tempo convincente da parte dei biancazzurri che a mio avviso hanno vinto meritatamente. Prima però la pagina Facebook, dopo il telefono, prima facciamo parlare gli ospiti, altrimenti fanno così una... fate soltanto presenza, no? No, ma c'è spero di no. Allora, stiamo arrivando, scrive Marco di Giosaffatte, con dei ragazzi, grande maestro. Poi Santolo Caliendo, ciao carissimo Massimo, sempre elegantissimo sei, oggi abbiamo fatto un sol boccone, e... cioè vabbè sì, insomma, degli avellinesi, sempre Forza Pescara 1936 per tutta la vita, buonasera, vittoria sofferta ma meritata, è importante che Pettinari sia ritornato al gol perché lui è importante per l'attacco e potevamo vincere 3-1 se Zampano non guardava le stelle, vabbè, insomma sono gol purtroppo che si possono anche sbagliare, capita, è capitato anche a Giampaolo, poi faremo vedere 14 anni fa proprio da Avellino guidato da Zeman in quella clamorosa sconfitta 3-2 con il Pescara in duplice superiorità numerica, quel gol che non andrà a striscia la notizia. È una domanda, Cocco può essere importante per Zeman e il Pescara? Grazie, sempre forza Pescara, e aggiunge Inter. Cocco, ecco, allora entriamo nel merito, può essere importante per questo Pescara? Intanto, beh, intanto Cocco si deve riprendere perché, si deve riprendere poi, perché la riabilitazione è lunga. Ma io ho i miei dubbi che possa rientrare in questo, almeno questa è la mia opinione. Però volevo tornare un attimo sul sulla classifica, perché effettivamente è molto corta. È oggi sentivo una riflessione che rispetto all'anno scorso la prima c'ha 6 punti in meno. L'anno scorso era Verona la prima, che poi aveva 23 punti, che vuol dire che oltretutto stanno andando. Sì, tanto il Verona aveva fatto registrare una partenza molto lanciata. Molto lanciata, però è anche l'anno prima 4 punti. Sì, come no. Quindi è una classifica molto, molto buona. Assolutamente. Bruno, è la partita, abbiamo già detto, no? I primi 30 minuti. No, no, ma non c'entra Pescara, non si è giocato. I primi 30 minuti, ognuno guardava. Equilibrio. Guardava lì, è un equilibrio negativo perché si giocava male sul piano tecnico. Cioè, nessun tiro in porta per la prima mezz'ora, poi c'è stato il palo, la classica partita sporca, no? Poi, ma anche d'attesa, avevano paura, non c'erano grandi cose, poi hanno preso il palo sull'azione lì sull'errore e allora lì il Pescara ha notato un po' di nervosismo di più, loro si sono caricati e poi hanno fatto il gol e hanno meritato gli ultimi 20 minuti, indubbiamente è stata una partita giocata malissimo dal Pescara, però il Pescara, io mi sto rendendo conto sempre di più con tutte queste cose che vanno e vengono bene e male eccetera, che ha la grande possibilità di crescere perché anche della qualità, voglio dire, quell'azione che ha fatto bene lì e poi il terzino con minore qualità perché è arrivato Zampano un po' come Crescenzi, è bravissimo però è arrivato su quella palla a 200 all'ora, certo. E quindi l'ha tirata per aria, bastava fosse fermo a fare così, però insomma non è facile, è stato precipitoso. Posso fare solo un appunto? Sì. Detto, per me forse Zeman doveva, ma questa è la mia impressione per l'amor di Dio, levare alla fine del primo tempo Canutè, avvicendare prima Canutè, sì, mettere, perché per me con l'ingresso di Valzania è entrato benissimo, c'è in partita stato un bel assolutamente con Brugman in cabina di regia, e aspettato che il pubblico fischiasse Canutè, ha sbagliato l'ennesimo, c'è stato un po' di godia, c'è stato molto brusio, brusio così nel momento in cui ha sbagliato diversi palloni, può capitare. Il primo palo dell'Avellino è proprio un errore suo, in partenza ha dato un passaggio e tra poco lo vedremo. Intanto andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport, poi le immagini però Max. Buonasera. Sono Sergio Butilli di Pianella. Salve Sergio. Volevo dire, è possibile che nessuno dei giornalisti fa una domanda a Zeman? Per quale motivo tutti i calci d'angolo vengono giocati sempre allo stesso modo e nessuno tira in mezzo? Sì. Questo è proprio una piaga, secondo me. È un errore madornale. Poi non è che hanno uno schema. Giocano e tutte le volte che giocano male prendiamo i contropiedi. Posso rispondere a lui? Sì, grazie.
Perfetto, grazie Sergio. Sai perché non batte? Perché i pescarei sono tutti piccolini, non c'è gente alta. Effettivamente, e ci sono attaccanti. Prima infatti batteva i calci d'angolo, non ne prendevamo uno, sì. Adesso hanno cambiato, si appoggia sempre a quello vicino. Però. E questo è il motivo secondo te, proprio, il fatto che insomma, non ci sia un attacco fisico, sì, vabbè, non ci siamo attaccati prestanti. Benari è piccolo, Bettinari non c'è gente. Cioè la razza è questa. La razza è quella, ma insomma non è che si può criticare. Infatti, perché c'è l'altra razza che prevede uno scambio invece tra i due, il Pescara gioca spesso sulle facce per portare questo pallone al centro dove continuamente si inseriscono gli attaccanti. Pettinari ha fatto 6 gol tutti allo stesso modo, Mancuso ne ha fatti 2, però io ricordo la prima volta che è entrato, sì, col Foggia, dal dischetto del rigore. Il Pescara gioca tutto in quella maniera, cerca di arrivare con degli scambi, certo, sul centro del rigore dove qualcuno sa che deve mi andare, mi sembra lì, tutto regolare. Oggi non ha fatto gol uguale Mancuso allo stesso, certo, modo, dalla fascia arriva in mezzo e va un po' indietro, poi va avanti e ti fa il gol, perché di quello è studiato. Mi sembra tutto nella norma, insomma. No, sì, poi come ha detto Aldo, non ci sono dei giganti, insomma. Per esempio, l'Avellino non c'ha tanti, però c'ha 2 o 3 saltatori di testa, tra cui D'Angelo che ha preso una traversa. Non c'era neanche Migliorini squalificato, sì, Cresic, lo so, però Migliorini. Loro lo sfruttano perché c'hanno la gente che Ardemagni, Castaldo, sono giocatori, hanno diverse caratteristiche. Esatto. È una squadra ispida, spigolosa. Hanno, certo, l'allenamento alla grinta, alla cosa, i lupi di Avellino erano così anche da quando li allenavo. Sono io d'accordo. E prima di me, questi erano gente, sono aggressivi, caratteriali, come era dimentico che aveva allenato anche Avellino, ecco, no, Zeman che poi ascolteremo prima delle immagini, ha rimproverato la squadra di essersi adeguata al ritmo dell'Avellino, cioè a questi lanci lunghi che solo l'Avellino può fare secondo lui per caratteristiche, mentre il Pescara ha fatto un tipo di calcio, ha espresso un tipo di calcio che non ha mai provato. Questo per quanto riguarda si diverte, ma non dico, è così o no per voi? Per me no, è appena giornata, no, è entrato in campo il Pescara, il primo tempo non c'era proprio. Questo per me è la ragione capo. E quale sarebbe il motivo per cui, scusa, si è adeguato il Pescara alle caratteristiche dell'Avellino, affidandosi ai lanci lunghi anche sbagliati, ha detto Zeman, noi abbiamo fatto un tipo di calcio nel primo tempo che non proviamo in settimana. Questo è il rimprovero. Non ha giocato da Pescara, ha giocato. Siccome è una cosa che comunque va ripetendo ormai da settimane, Zeman, che prima o poi forse arriverà ad ottenere qualche risultato. Sì, però va ripetendo, dice qua la difesa non sale, quell'altro non scende, quell'altro va di fianco, però alla fine fa giocare Bovo, giocare Benarini, anche per fa giocare questi, perché capisce che un po' di esperienza ci vuole, poi si diverte, Zeman è un maestro. Tu dici un furbacchione, no, bravo. È un furbacchione. Ma che sa quello che dice dal punto di vista tecnico e tattico, capisci? Non però una partita, un'azione a partita zemaniana la stiamo c'è vedendo sempre. Una partita, adesso almeno un'azione a partita. Zeman, scusa, sì. Adesso non è più lo Zeman, è in parte uno Zeman, sì. Cioè si blocca anti Zeman, sì. E poi va a giocare di Zeman negli ultimi, esatto, 30 metri, 20 metri con questi tra l'altro anche oggi super partita di Perrotta, bravo, grande prestazione anche di Bovo. Volevo dire che Perrotta domenica scorsa è stato il migliore. In assoluto, e anche oggi si è ripetuto con una buonissima prestazione. Sono d'accordo, allora facciamo così, vediamo le immagini, sono le 20:24, ricordiamo, perdonami, sono due persone in linea, se poi allora velocemente, sì, no, diamo spazio ai due telespettatori che si erano prenotati. Pronto Rete 8 Sport, chiediamo scusa per l'attesa. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Diego da Pescara. Diego? Sì. Sì, salve Diego. Volevo salutare l'amico Bruno. Grazie Diego, ciao. Sì. Volevo dire alcune cosine. Primo, la storia dei calci d'angolo. È una opzione a cui rinunciamo e non capisco perché. Anche in considerazione del fatto che se vuole colpitori di testa ne abbiamo. Altra cosa, i tiri da fuori area non esistono più, ne abbiamo fatti 2 con Brugman, un gol e una traversa mi pare che prendemmo. Sì. Punto terzo, le fasce, fino alla 3/4 non abbiamo fasce laterali. Conclusione, ritengo che Zeman ci regalerà una cassa molto ricca, perché sta valorizzando in maniera molto opportuna dei giovani
che hanno delle grosse capacità. Sì. Dobbiamo aver pazienza, non ci divertiamo, però siamo là. Benissimo. D'accordo? Buonasera. Grazie. Grazie a Diego, andiamo ancora al telefono. Tu conosci Diego, volevi dire qualcosa? No, voglio dire una cosa, che lui si mette da parte, sì, il signor Pavone, ma questo porta lui sempre questi giocatori, certo, a memoria, capisci? E consegna a Zema dei pacchetti tecnici di prima. In realtà ne avrebbe voluti portare molti di più, molti, però non c'è riuscito. Se non era possibile, tu sei più di tutti. Allora, però quelli che ha portato sono giocatori importanti, di talento, come Capone su tutti. Ragazzi, non hanno mai giocato in questi campionati. Allora, andiamo al telefono. Pronto Rete 8 Sport? Pronto, buonasera. Francesco da Montesilvano. Salve Francesco. Ciao, un saluto a tutti. Voglio salutare tutte le persone che abbiamo visto la partita oggi in Curva Sud. Insieme ci siamo un po' presi delle strizze ogni tanto, perché insomma degli errori un po' troppo nei disimpegni, nei passaggi cadute. Anche penali. Si è mangiato due gol, no? Cioè, dice che si è fatta l'ora, se l'ha mangiata, perché non ha passato a Mancuso, che stava dentro. Volevo dire una cosa, sì, ci sta ancora qualche assistente tecnico, gli voglio dire a Zeman, che ancora lo può aiutare come battere i calci d'angolo e compagnia, ma la gente la capite che qua ci sta Zeman, non si batte mai il calcio d'angolo, forse ci sta quelli altri, perché fanno sempre l'azione, poi possono sbagliare, ma sono sempre che sbagliano. Quando seguono il dettame del maestro, il Pescara mi fa paura, il secondo tempo quanti gol ci siamo mangiati. Ancora voglio ripetere quello che tu hai detto l'altro giorno, i blablatori di Zeman a me questa settimana staranno zitti. Zeman e speriamo, siamo secondi a un punto dalla vetta, se battiamo l'Empoli siamo primi, e quando incontriamo il Venezia gli faremo i gol che non ha preso fino adesso. Perfetto. E intanto ci divertiamo con Zeman. Va bene? Grazie. Un saluto a quelli che abbiamo visto la partita oggi insieme. Ciao. Ciao. Giorno. Allora, no, c'era un messaggio. Massimo Comoli mi dice, caro Massimo, scrive, Pescara non è secondo ma terzo a pari merito. È chiaro che se vediamo, sì, ci sono due capolista in questo momento e quindi il Pescara sarebbe terzo. Io dico secondo perché è un punto dalla vetta. Vabbè, insomma, mi pare anche scontato, però accettiamo anche questo rilievo. Se uno guarda la differenza, lei è chiaro di Pescara. Ah, poi ce n'era un altro, Luca Marinucci, mi pare? Sì. Mi pare sì che ecco, buonasera Massimo, sono quello che dici che ha la verità in tasca, a quanto pare mi sa che ce l'ho veramente, il Perugia sta facendo la fine che avevo detto e su Brugman torno a ripetere, è talmente forte che può giocare anche in porta, il problema è che Canute non può fare il centrale, è come se ai tempi d'oro del Milan Ancelotti avesse invertito Pirlo con Gattuso, follia, questa è una squadra che si è messa in campo senza inventare nulla, vince il campionato da sola, non avrà la verità in tasca, però può fare l'allenatore, magari Luca Marinucci può dare qualche consiglio a Zeman. Pubblicità. Allora. Andiamo in pubblicità, che dite? Andiamo in pubblicità. Va. Allora, stavo dando uno sguardo anche al tabellino di Venezia Empoli. Empoli, prossimo avversario del Pescara, martedì, turno infrasettimanale, ore 20:30. Si giocherà naturalmente al Castellani di Empoli. Donnarumma sostituito al 33esimo del primo tempo dal bosniaco Krunic. Infortunio per Donnarumma, che a questo punto rischia di saltare. Una buona notizia, perché insomma, 33esimo del primo. Caputo e Donnarumma stanno rinverdendo. Beh, sono coppia d'attacco, probabilmente la più forte del campionato. Vedendoli giocare, rivedo il Teramo. La Padura e Donnarumma. Sono d'accordo. Allora andiamo al telefono. Pronto Rete 8 Sport e poi le immagini. Pronto? Sì, buonasera. Ciao Massimo, buonasera. Sono Antonio da Pescara. Salve Antonio. Sei forte, sempre forte. Grazie. Voglio dire solo due cose. Lasciamo lavorare a Zema e non dire male a Sebastiano. Che la gente sempre dice Sebastiano se non hai se no Sebastiano. Pescara fallisce. Sebastiano è un grande, lasciamolo stare. Va bene. Solo quello, grazie Antonio, grazie per questo sono intervento. D'accordo, adesso ho preso anche il padrone della, insieme a Ricci, sì, il padrone del Matteotti. Della Matteotti, insomma, per dare ancora più lustro. Ogni tanto si alza dalla curva sta voce, dura poco. Allora, facciamo così, vediamo le immagini. Questo era il gol del Venezia di Stefano Moreo, che ha giocato nel Teramo, ricordiamo ancora una volta, 2 anni fa. L'allenatore era Vivarini, stagione 2015-2016.
2016, un classe 93 che ha deciso questo match, lo rivediamo ancora una volta tutto solo. Tutti all'attacco, tutto solo, tra l'altro il portiere Empoli è riuscito anche a sportare al centro della porta. Sì, infatti è una difesa da registrare evidentemente, comunque leggevo un brutto Empoli. Io sentivo i commenti. Staremo a vedere, ogni partita fa storia a sé comunque. Allora, 20:35, possono partire le immagini, cominciamo però dalle schermate tattiche, perché ci sono rispetto a Parma due rientri, quello di Bovo in difesa in luogo di Coda. No, questa non è la formazione, Max. Che facciamo? Queste erano le previsioni. Qualche errore l'abbiamo fatto, ma succede. Ma Coda non ha giocato perché? Perché Fortunato non ha scelta tecnica. È rientrato Bovo dall'infortunio, aveva saltato la trasferta di Parma per un piccolo fastidio al ginocchio. Oggi non ho visto molto, rispetto a Sonny Mazzotta, oggi hanno visto molto meglio Zampano. Oggi, sì, Mazzotta tra l'altro reduce da una tonsillite, forse non era al meglio, diciamo al top della condizione, non ha cominciato bene. Io oggi bene, ho visto Bovo, me non è andato neanche Bovo in tre o quattro situazioni ha reso semplici delle cose pericolosissime, ha fatto uno stop appena di esterno, così intervento. Parlare quello che dice, c'era una palla innocua, sembrava innocua, il portiere non è uscito, l'ha appoggiata fuori di testa, e questo vuol dire l'esperienza. Allora andiamo a vedere schermate tattiche, altrimenti partiamo col filmato, Max, non ci sono problemi. Eccola qui la formazione del Pescara, dunque Bovo in luogo di Coda e poi Benalì che è stato preferito a Capone. Capone ha detto Zeman a fine partita, l'ho visto spento, forse per i tanti impegni con la nazionale Andrea 19. Sempre 4-3-3, assolutamente Palazzi una buona prova, Canutè davanti alla difesa, Brugman mezzala, insomma stessa formazione di Parma con due novità, Bovo, il rientro di Bovo e poi Benalì dal primo minuto. Vediamo invece l'Avellino che ha presentato un paio di novità. Intanto non c'è l'Averone come esterno di centrocampo, in realtà l'Averone è un terzino che viene impiegato spesso da tanti allenatori come esterno di centrocampo, ma Bidawi, che è un vero attaccante, tra l'altro ha segnato il gol del vantaggio momentaneo dell'Avellino. Bidawi, un marocchino nato in Belgio, è un attaccante vero, un esterno offensivo, e soprattutto la novità Asensio che è un attaccante prestante, 1,90 di proprietà del Genoa, classe 98, preferito a Castaldo, ha vinto dunque il ballottaggio con Castaldo. In fase di non possesso in realtà era un 4-4-1-1 con Asensio che si abbassava su Canutè, lo schermava impedendogli anche no, la di tacchio, mi sembra che fosse un po' più avanti. I due centrali di metà campo di Tacchio e D'Angelo, poi gli esterni Molina e Bidawi, e dietro Swagger che ha sostituito Migliorini. Un'anomalia comunque, visto i piedi ruvidi davvero, di Tacchio a centrocampo. Beh, di Tacchio è un picchiatore. È un giocatore che prometteva bene, ricordo che militava nella Fiorentina. No, addirittura era messo in posizione un po' più avanti dietro le punte, rispetto agli altri centrocampisti. Allora, non capisco perché non fa giocare l'ex Lanciano, che pure tecnicamente è bravo. Paghera. Vabbè, insomma, queste sono scelte di Novellino. Tra l'altro Di Tacchio ha giocato nelle ultime partite. L'Avellino sta disputando comunque un buon torneo, anche se viene da tre sconfitte consecutive. Non ce lo dimentichiamo. Bari, trasferta di Bari, sconfitta interna con la Salernitana, incredibile, bruciante, e poi oggi a Pescara. Le immagini di questo match, tra l'altro si affrontano due tecnici con più panchine e che hanno vinto di più in Serie B, 4 campionati Novellino, 2 Zeman, di quelli in attività naturalmente, perché ce ne sono altri come per esempio Galeone, anche Galeone ne ha 24 come Novellino. Errore di Canutè, poi Molina per Asensio, si immola Bovo, grandissimo intervento, poi il palo un po' di fortuna per il Pescara e Fiorillo riesce a bloccare. Poi la sponda ancora di Asensio, il Pescara in difficoltà nei primi minuti, la rovesciata di Ardemagni, si distende e sventa il portiere del Pescara, il gran gol di Bidawi che parte, punta ed infila la porta biancazzurra. Forse Zampano qui avrebbe potuto affrontare il giocatore dell'Avellino, anche se ha realizzato un grandissimo gol.
Questa è la prima azione della partita del Pescara intorno alla mezz'ora con l'inserimento di Mazzotta, il portiere Radu che fa buona guardia, il gol del Pescara, sterzata di Zamparo, gran movimento di Mancuso che segna da centravanti, è vero, il secondo gol in campionato per Leonardo Mancuso, classe 1992, 1-1 dunque rimedia il Pescara sulla fine della prima frazione, qui l'azione di Ben Ali che viene ispirato da Brugman, si salva il portiere Radu, pallone sull'esterno della rete, grandissima azione tutta di prima, Valzania, Ben Ali, Pettinari, ancora Ben Ali, la conclusione, la respinta di Radu e spreca l'impossibile Zampano. Rivediamo ancora l'azione, è stata straordinaria, sì, effettivamente Ben Ali avrebbe pure potuto mettere il pallone in mezzo, però insomma Zampano ha sprecato davvero l'impossibile a porta vuota, poi il gol del Pescara al 37esimo, qui da sottolineare la caparbietà e la determinazione sia di Valzania che di Mancuso che ruba il tempo e il pallone a un avversario e poi il guizzo rapinoso di Pettinari che tutto solo fa centro, è l'ottavo gol in questa stagione per l'attaccante romano, non segnava dal 16 settembre, trasferta di Salerno, la clamorosa traversa di D'Angelo su cross di Laverone entrato in corso d'opera, dunque sfiora il pareggio Lavellino, sul versante opposto emozioni concentrate nel finale, gran destro di Valzania, la respinta di Radu che poi compie il miracolo su Pettinari, Radu, portiere rumeno, classe 1997, di proprietà dell'Inter, finisce qui la partita, in realtà non ci sono tutte le azioni che avremmo voluto commentare, per esempio c'è un intervento davvero provvidenziale nel secondo tempo di Fiorillo su Ardemagni, sì. Su Ardemagni ha scelto benissimo il tempo dell'uscita, non era affatto calcio di rigore, assolutamente palla, intervento sì. Pulito, altrimenti si sarebbe messa male, però insomma il Pescara nel secondo tempo a mio avviso ha giocato è stato più propositivo, si vedeva che era superiore e poi sta crescendo come corsa fisicamente, sì. Questa squadra ma comunque anche Balzania per me è stato anche fondamentale nel cambio di passo del Pescara. Sono d'accordo con te, io sono d'accordo su Valzania, c'è chi scrive, andiamo a leggere prima di Giuseppe Del Re, Antonio Caprio con Brugman in regia, l'innesto di Del Sole, la partita ha cambiato volto e con queste varianti abbiamo conquistato la meritata vittoria. Io direi che insomma ha omesso il gentile telespettatore l'ingresso di Valzania che secondo me Del Sole non mi sembra che abbia inciso diciamo che è partita l'azione del gol, è partito dal gancio a tagliare la difesa avversaria, però insomma ha fatto il suo Del Sole, quel gran tiro che ha fatto poi che ha parato il portiere, Balzania è entrato benissimo in partita, secondo me è stato decisivo quel cambio con Brugman naturalmente che è tornato a fare quello che sa fare meglio, cioè il regista, è chiaro. No. Però Zema dice che non è un regista, deve giocare mezzala, ma io sono d'accordo con Zeman, cioè in questo nel 4-3-3 Brugman può fare benissimo la mezzala, che poi possa giocare regista perché lo sa fare, perché la corsa da mezzala non ne ha tanta e neanche il contrasto, mentre da regista, ma per lui la mezzala è essere più un rifinitore, è un rifinitore appunto, si trova spesso insomma in zona gol, ne ha fatti perché e quindi anche Canutè qualche problemino gli è anche procurato da come deve essere il centrocampo, perché è da solo, è alto 2 metri, ha bisogno anche dell'appoggio. Certo che Canutè ha sofferto molto il pressing dei giocatori della Venia. Molte volte, ma tanto lo fanno tutti gli allenatori. Sì, una delle due punte, la mezza punta, la mezza va ad accorciare sempre. Sì, ma io sai cosa penso? Che ha sbagliato le prime 3 palle che hanno tenuto. E sì, molto probabilmente è entrato un po' in confusione, perché è giovane. Bisogna aspettare, insomma, esatto. Voglio dire, lo scorso anno è andato a giocare nella Juventus Primavera, era il mese di marzo, ha fatto 2 mesi di campionato primavera, quest'anno è stato diciamo così lanciato alla ribalta in un campionato importante come quello di Serie B, sta giocando titolare da 3 partite, bisogna dare tempo, ha fatto anche buone prove, prove come per esempio a Parma. Io vado controcorrente, a me piace anche Koulibaly, però è un ragazzo che anche lui molti errori di misura, di eccetera, però è un giocatore che ha tutte le qualità per poter creare, 18 anni è appena arrivato. Allora facciamo vedere invece, noi abbiamo detto Zampano un gol clamoroso, ha sprecato, sono cose che capitano, ha fatto una buonissima partita, insomma il merito del pareggio è da ascrivere a lui perché ha sfondato sulla fascia sterzata e poi il movimento molto bello di Mancini
Mancuso, no? La mezzaluna di Mancuso a deludere la fatta anche con Foggia, la fatta con... vado e certo. Torno indietro e riparto davanti, come fanno tutti gli attaccanti. Ma li faceva San Benedetto uguale. Assolutamente. No, ma lo fanno tutti le punte, tutti gli uomini di gol fanno così dentro. Io non ho mai fatto. È il giocatore giusto per i movimenti che chiede Zeman in attacco. Allora, stavamo dicendo, Zampano, gol clamoroso, fallito, clamorosamente fallito, ma vediamo quello che ha combinato Giampaolo, che combinò Giampaolo 14 anni fa, Avellino Pescara, l'Avellino di Zeman, guardate che cosa ha combinato. Me la ricordo questa partita. Beh, insomma, può capitare anche un signor giocatore. C'ho anche un ricordo con l'Avellino, col Pescara, che è successo un po', ti ricordi, certo, per vincere con Oddo. Però sì. Qui, adesso, se vedi, rimbalza male la palla, guarda. Sì, ho capito. Madonna, questo. No, rimbalza male, però, porta sguarnita. Lo so. Probabilmente hai ragione. Non ha dormito la notte, sicuramente. È passato sul dischetto di rigore che era un po' giusto per far capire. Guarda dove passa la palla. Sono cose che Palladini gli ha dato la palla, che poteva segnare lui. Sono cose che purtroppo capitano ai giocatori, insomma, anche nelle migliori famiglie, perché Federico Giampaolo è stato uno degli attaccanti più forti. Poi Mancuso poteva tirare in porta e molto intelligentemente ha passato la palla per il gol. Sì. Quelli sono giocatori, quando fanno così, sono giocatori maturi già. Perché, Mancuso tu dici? Mancuso. Gol di Brugman. Perché a quel punto a un altro tira, uno poco intelligente. Questo invece gli ha dato la palla, ha fatto uscire il portiere e poi ha dato la palla comunque lì. Comunque Bruno in Serie C non sembra, ma ci sono dei buoni giocatori che magari, vedi la Padula 2 anni fa, ci sono dei buoni, purtroppo magari finiscono così, ma se uno è fortunato a mettersi in mostra viene assolutamente fuori. Io volevo commentare con voi il secondo gol del Pescara, il gol della vittoria, perché c'è stato un lancio, un'azione provata e riprovata in allenamento, dirà poi a fine partita Balzania, tra poco lo ascolteremo, però secondo me sono stati bravi sia Balzania ad evitare il fallo di fondo perché ha rimesso il pallone in mezzo, ma lo stesso Mancuso che è andato ad anticipare un avversario e praticamente ha regalato il pallone a Pettinari, ha forse sbagliato il tiro. Vediamolo un attimo. Massimo, ma è stato bravissimo anche Pettinari. Sì, guarda con che calma lui. Guarda qua, allora, guarda qui, Mancuso carica il destro. La mette lì e con calma, guarda. No, è come ha stoppato bene, oltre che la calma, è la tecnica. Stoppata e l'ha messa, quindi con grande freddezza. E l'ha piazzato sull'angolo, È stato molto bravo. Volte uno tira forte, la mano. Ma il bello che appena... quella palla che ha messo comunque del sole... Sì, palla da sottolineare, voglio dire, ma tu la sanno mettere tutti quei ragazzi. No, voglio dire, in questa squadra sono tutti capaci di dare questi passaggi. Quello voglio dire, è una qualità, non sto dicendo che era facile, capito? Ma il bello che un attimo prima c'era uno in tribuna vicino a me, di cui non faccio il nome, però dice: ancora per pettinare, vedi da quando poi il gioco non è più quello di Zeman, quello non ne sa mai. Dopo 20 secondi fate gol, ho detto, vabbè, può il succedere. Calcio è bello perché si può essere smentiti a un momento all'altro. Ma tutti sono allenatori. Ma gli appassionati, chiaro, vogliono dire la loro. Allora, le 20:48, andiamo ad ascoltare per un attimo Novellino, sono 13 secondi, sull'avvicendamento, c'è stato l'avvicendamento importante, è uscito Canutè, giornata storta, abbiamo detto, per il senegalese, è entrato Balzania, è entrato molto bene in partita, con Brugman regista, da lì sono cambiate le cose, anche soprattutto sul piano della manovra. Sentiamo la risposta di Novellino a questa domanda. Non è che l'abbiamo sofferto, Bruma è venuto a salutarmi, lo conosco, è stato il mio giocatore. Voglio dire, ci dovevano lavorare di più lì, perché Bruma, il gioco di Zema è lì. Ha sbagliato l'impatto, l'approccio il Pescara? No, ho sbagliato io che ho sbagliato. Che cos'è, una critica a Zeman? Come la leggete? È riduttiva, perché ha detto il gioco di Zeman è là, però è anche, può essere positivo, per dire, se non capiamo che il fulcro del gioco di Zeman è Brugman, dovevamo stargli più addosso, quindi può essere una doppia cosa, o Zeman c'ha solo quello con Brugman, oppure è proprio Brugman che determina Zeman, quello che Zeman vuole. Capisci? Diciamo che si è assunto anche lui la responsabilità, Alfredo Novellino, Walter Alfredo Novellino, perché non è riuscito a trovare le giuste contrarie, non è riuscito alla fine è colpa mia, ma con sorrisetto, come per dire, hanno sbagliato gli altri, mo dico che è colpa mia. Perché... Va bene, allora ci fermiamo per pochi istanti, restate con noi.
Forza Napoli. Eccoci qui 20:53. Ha detto Forza Napoli. Eh sì, perché il regista è tipo del Napoli. Napoli Inter. Comincia a soffrire oggi. Assolutamente. Il big match di questa giornata in Serie A. Ricordiamo nell'anticipo, nel primo anticipo, Sampdoria Valanga sul Crotone 5-0 al verdetto finale. Stavo così approfondendo l'infortunio occorso a Donnarumma al 33esimo del primo tempo, è uscito nel corso di Empoli di Venezia Empoli, è stato sostituito, rimpiazzato dal bosniaco Krunic, fastidio alla coscia. Questo significa, insomma, non credo che sarà rischiato. Sarà difficile. Fastidio. Però fastidio se tu esci. Ah, ma gioca martedì. Si gioca martedì. Se tu esci per un fastidio, è chiaro che ci saranno gli esami strumentali. Credo non domani, perché bisogna martedì, che passino 48 ore. Io lunedì, pensavo lunedì martedì. Si sottoporrà Alfredo Donnarumma. E poi non c'è queste grandi riserve l'Empoli. Infatti, sarebbe un'assenza pesante che il Pescara dovrà cercare di sfruttare, però insomma questa è una grande partita sulla carta, Empoli-Pescara, con un Empoli che gioca, segna, ma subisce anche tanto. L'Empoli ha fatto 20 gol, ma ne ha subiti tantissimi, non è una difesa solidissima, prende gol anche, voglio dire, evitabili. Quindi ha perso in casa. Ha perso anche Massimo, in casa, mi insomma, dispiace molto con Cittadella. Mi dispiace molto per Vincenzo, però io sono convinto che il Pescara Empoli fa il colpo. Vediamo quello che succede. Intanto torniamo al dopo partita Pescara Avellino. Prima però leggiamo il post di Massimiliano Gentile. Buonasera a tutti, la partita di oggi ci fa ben sperare per il futuro, anche se il centrocampo mi è sembrato molto distratto, per non parlare di tutti quei passaggetti tra il nostro portiere e la difesa. Beh, c'è da rimpiangere un po' su quelle tre partite che vincevamo e poi farci pareggiare. Stavamo lì sopra con più 5 dalla seconda, va bene. Andiamo a fare punti ad Empoli adesso. Un abbraccio a te Massimo e a tutti gli ospiti presenti, grazie, noi naturalmente ricambiamo. Antonio Ramacciato, buonasera Massimo, oggi grandissimo Fiorillo, mi puoi dire il risultato del Pescara Calcio a 5? Saluto il grande Bruno Pace, tra poco te lo diremo, mi collegherò, intanto andiamo al telefono. Pronto Rete 8 Sport? Ciao Massimo, buonasera Bruno. Saluto Bruno, buonasera. Carissimo Bruno, ben risentito. Ciao Bruno. Fa piacere, sempre. No, ho notato due atteggiamenti che non mi sono piaciuti, sull'1-1 del Pescara e sul gol della vittoria. Sì. Sull'1-1 Zampano fa una grande giocata, pareggiamo e al momento neanche esulta. Ah. E la stessa cosa del Sole, mette la palla in mezzo del gol, il gol importante della vittoria, eppure lui passeggia come se non fosse accaduto nulla. Secondo me questi sono atteggiamenti sbagliati, non so che ne pensate, se potete mandare le immagini per vederlo. Vediamo un po', allora ti riferisci al gol del pareggio di Mancuso? Sì. E poi l'altra azione? È il gol vittoria, adesso il gol vittoria. In mezzo, facciamo il gol del 2-1, torna verso centrocampo e anche esulta. E non so se però si vede tutta l'immagine, si vede? Allora andiamo a controllare, i nostri telespettatori sono sempre molto attenti, devo dire, io non ci avevo fatto caso, vediamo se ha ragione. Zampano fa col pugnetto così, ma neanche più di tanto, qua. Allora, vediamo un po', tra poco il nostro Max Pacilio ci darà l'opportunità di rivedere questa azione. Intanto stavo dando uno sguardo al calcio a 5, risultati bene il Pescara, quindi significa che ha vinto bene il Pescara, non riesco ancora a trovare il risultato. Un'altra cosa su Zampano, non perché ce l'abbia con lui, ma, sì. Ma là lo deve mandare sull'esterno Zampano. Ma io voglio dire una cosa. Sì, però. No, infatti. Ma tu dici sul gol. Sul gol subito nostro, dell'Avellino. Sì, infatti, a parte. Ma deve mandare sul calcio d'angolo, no? Che al centro quasi lo fa calciare. A parte. Cioè, Zampano la fase difensiva, un disastro. No, vabbè, sì, però bisogna anche dare atto. Voglio dire, il gol di Bidaoui è stato bellissimo. Là, no? Dico, bravo, cioè, è stato bravo. Bravo in fase offensiva, in fase difensiva. No, probabilmente lì, secondo me, ha arretrato troppo. Secondo me ha rinculato troppo sull'esterno. Però lo sai qual è il discorso, Bruno? Secondo me hanno pensato più al cross, tutti un po' tutti i giocatori della difesa. Ma senti, secondo me è stato sì. No, così io comunque, la mia sensazione è questa. La mancata esultanza dei giocatori. Sì. Ma perché avete mai visto Zeman? Grazie Bruno. Zeman è su. Vediamo un po'. Vediamo se hai ragione Bruno. Ha saltato l'ostacolo. Però Mancuso è andato ad esultare sotto la curva e qui sinceramente non Massimo, non si vede. Il gol di Bidaoui per me è un capolavoro di Bidaoui. È stato un capolavoro. Alla Del Piero proprio. Un gioiello, abbiamo detto. Poi, è chiaro che se tu fai tutto alla perfezione, se tu fai tutto alla perfezione, qui abbiamo un allenatore come Bruno, è chiaro che puoi anche impedire un gol del genere, ma devi fare tutto alla perfezione.
cioè devi andare a pressare, andare in scivolata, devi andare a corciare di più, ad affrontarlo. Allora il gol di Mancuso, se uno non avesse avvocato alla pietra, perciò c'è sempre un errore, no? Quando ci sono dei gol, voglio dire, per il fatto della non esultanza, perché avete visto mai Zeman esultare? Quindi no, sì, mai. E allora se la squadra ha assunto, ma non si scompone proprio Zeman, che hai visto Zeman esultare? Prima quando fumava, poteva fumare e gelido, ci accendeva una sigaretta. Ma adesso anzi, Zeman abbiamo visto nel primo tempo in un'immagine ha scosso la testa, perché come a dire, qui le cose non vanno, fatto una fatica pazzesca. Allora andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport, poi lo sentiremo. Io mi riferivo a Zampano che non è insulta, no, a Mancuso è chiaro, ma sotto la abbiamo detto Zampano, però non si vede da qui, cioè dalle immagini che abbiamo noi si vede Mancuso che va sotto la curva, però che passeggia, rimane fermo, ne ancora qua. Ho capito, però ma non sappiamo. Sì, ho capito Bruno, però non sappiamo se poi è andato a festeggiare con Mancuso. No, sono gli altri che sono andati da lui. Ecco, Mancuso. E allora pure tutti gli altri praticamente. Allora, tutti quanti non hanno esultato, solo Mancuso è andato sotto la curva, quindi per questo dobbiamo dire che insomma... Non sta partecipando pure nel sole, mette la palla in mezzo, vabbè, come? Ma io non lo so, io... Io lo vedo diversamente. Cioè uno quando fa il gol della vittoria e del pareggio, no, tutti quanti dovrebbero esultare, no? Guarda del sole, sì, guarda. Ho capito, però Bruno, scusa, io non sono molto d'accordo con te, anche perché mi pare che il Pescara abbia voluto e cercato il gol della vittoria, mai come in questa partita, no, secondo me. Lui è un grande tifoso, capisci? Per carità. E allora queste cose per lui fanno male. Ma io sono d'accordo. Però c'è no, anche vorrei che del sole un paio di panchine gli abbiano fatto male, capito? No, ma non credo. No. Non lo so, io non ho avuto, credimi Bruno, sono questa sensazione. Sensazioni, potresti che mi sbaglio. Anzi, ti devo dire, Del Sole secondo me è entrato bene in partita. Io l'ho visto poco entrato, bello tonico, reattivo, insomma. Ma tu vinci la partita, fai il gol del tuo 1. Vabbè, comunque... Forse la vediamo in maniera diversa, magari lo vedo più. No, per carità, può essere pure che tu abbia ragione, io non metto in dubbio. Buon proseguimento. Grazie ciao. A te Bruno. Cosa facciamo? Sono le 21. Bruno, volevi aggiungere qualcosa? No, stavi dicendo qualcosa sulla considerazione fatta da Bruno, no? No, le reazioni sono diverse. Io quando segnavo quasi mai e facevo gol aspettavo che venissero tutti ad applaudire, non è che non corressi. Tu facevi, venite. No, dipende dai caratteri. Ma tu volevi sentirti omaggiato. Cioè, dovete venire voi da me. Sono i caratteri, insomma, timidi. Dipende dal carattere. Più timidi e tutto quanto. Ma non credo che quello scoppiava dalla voglia di giocare. Non so se Bruno, che è un grande tifoso, collegasse senza volerlo o volendolo qualcosa al fatto che sembrava dovesse andare via, che non voleva stare a Pescara. E allora su Zampano si vede un po' di più. Zampano è un generoso. Se noi giudichiamo le ultime due partite, Zampano sta tornando il giocatore che abbiamo visto splendidamente due anni fa. Nella gestione non c'è niente da dire. Non lo so, io non mi pare di poter per dire adesso una cosa sicuro. Quando dici che i telespettatori non vedono, sono precisissimi. Io sinceramente non l'avevo notato, devo dire, quindi ci danno anche lo spunto, insomma, per affrontare altre tematiche. Allora torniamo negli spogliatoi in sala stampa e sentiamo Zeman, che ne dite? Vogliamo sentire Zeman circa un minuto, sentiamo Zeman. Zampano scazzato, scrive Tennis di Brigida, ha ragione, il telespettatore non esulta e passeggia. Ma vabbè, sensazioni. Allora andiamo a buttarla fuori senza costare. Pure io dico la stessa cosa. Andiamo a sentire Zem. Vabbè, sulla prima è vero che noi primo tempo non abbiamo fatto bene, non abbiamo trovato le posizioni per poter giocare insieme, abbiamo giocato tante palle lunghe che poi stranamente sono finite sempre fuori dal campo. E non è calcio nostro, non è calcio che stiamo provando a giocare in allenamento. E adattarsi a Avelino che proprio fa la sua forza su palla lunga, su palla sui attaccanti davanti per poi arrivare in porta, noi dobbiamo giocare un altro calcio. E penso che secondo tempo ci siamo messi meglio in campo, il centrocampo ha lavorato tanto per attaccanti e per inserimenti dei terzini e ci è riuscito.
comunque. Così dunque Zeman, insomma, batte sempre sullo stesso tasto Zeman, no? Vuole una squadra più propositiva, sì, però deve cambiare mentalità. Posso dire una cosa, a questo punto è un gran para. No, perché, sai perché? Intanto non prende, hai notato, intanto ha rinforzato la difesa. Questo sì, appunto, intanto, questo sì. E lui dice io voglio, preferisco fare subire gol e fanno in più. Intanto lo dice, però in questo momento sì, ha subito soltanto tre gol, se non vado errato, se non mi inganna la memoria, esatto, nelle ultime cinque partite, e allora, di cui due col Cittadella. Appunto, prima casa. Tu hai detto furbo, io ho voluto parlare. Però non lo so, io ritengo che lui creda molto in quello che dice. No, credo, però se crede così, vedi, ha messo però, insomma, Benalì, lui dice Caputo. Capone l'ho visto stanco, non è vero, ha preferito Benalì perché gli ritiene che gli possa, certo, dare una mano a metà campo di più e possa partecipare in qualche modo. Benalì, buonissima partita. Sì, partita. Buonissima partita di Benalì. Il Pescara calcio a 5, dovevamo il risultato, al telespettatore sulla pagina Facebook lo chiedeva. Pescara calcio a 5 batte Imola 7-4, a porte male, chiuse. Perché adesso si è giocato. C'è anche quest'altra tegola. Della... Sì, purtroppo Capuozzo è stato trovato portiere, positivo, sì, dopo la partita con l'Eboli dello scorso 2 ottobre. E naturalmente, insomma, ci saranno, non è un buon momento. Però secondo te il campionato di B, sì, è mediocre oppure. Guarda, io non mi sono espresso. Mi fai la domanda, quindi io devo, sì, rispondere. Allora, non mi sono mai espresso sul campionato di Serie B. Alla vigilia io ho sentito gli esperti che dicevano testualmente, hanno detto testualmente, questo sarà un campionato di altissimo livello, piazze prestigiose, ci sarà tantissima qualità. Dopo qualche settimana stiamo sentendo, ascoltando l'esatto contrario dagli stessi comunque esperti. L'unica cosa positiva, io so solo una cosa, il campionato di Serie B è sempre lo puoi stesso, vincere sempre con uguale, lui, puoi vincere, esatto, o perdere con tutti, è sempre all'insegna dell'equilibrio. Pur vero però che il Pescara, quando vinse il campionato con Zeman, secondo me aveva un'altra qualità quel campionato, però, cioè c'erano squadre come Verona, Sassuolo, Torino, ma anche il Pescara aveva, cioè, un'altra qualità, sì, però ciò dico, quello... ricordiamoci una cosa, che fino a 8 partite alla fine perdeva, vinceva, sì, e non è, dopo ha messo la quinta, ha fatto le 8 partite, 24 punti, ultime 7 partite, ha vinto a Padova 6-0, le ultime 7 partite, 21 punti nelle ultime 7 partite di quel campionato, però, nonostante avesse tanta qualità, diventa importante il mercato prossimo, il mercato di gennaio, sì, che potrebbe sparigliare le carte, per così dire. Ma c'era anche la Sampdoria nel 2011-2012, come? Che sì, poi andò in Serie A attraverso un playoff, no? Sì, cioè è chiaro che c'è una differenza secondo me qualitativa rispetto a quel campionato, o anche, però è sempre un bel campionato, però è sempre bellissimo, un campionato avvincente perché equilibrato. All'inizio io ho sentito e letto, insomma, comunque, previsioni d'altro tenore, cioè campionato straordinario, di grande qualità, piazze prestigiose, a distanza di 3-4 settimane l'esatto contrario. L'unica squadra d'accordo di cui tutti parlano bene come gioco, sì, è il Foggia. Sì. Vivarini ha detto che la squadra migliore è il Foggia. Oggi un mio amico l'ha visto a Cesena. Ma il Foggia, Aldo, gioca molto bene, ha un vantaggio, ha la stessa squadra dello scorso anno, tranne un paio di giocatori. Uno lo ricordo, Fedato, che ha giocato anche nella giornata di anche a Pescara ha giocato bene il Foggia. Sì, però dico, il vantaggio del Foggia è, sì, che ha una squadra collaudata, so, dalla Serie C. Mancava il regista a Pescara, come, esatto, si chiama? Quel ragazzo. Sì, mancava il regista, che era squalificato, Vacca. Sì, e quindi è chiaro che... Che insomma, poi l'anima della squadra. Oh, ricordo tutto. No, ricordo tutto. Quando, vai, quando il tuo posso lavoro, no, bravo, no, bravo. Allora, 21:07 minuti, intanto stiamo vedendo i gol del Novara, sì, doppietta, sì, no, di Moscati, no, a Palermo. Palermo prima ha fatto due gran gol stagionale, sì. Novara, il Novara due, che aveva fatto registrare un inizio difficile. No, volevano esonerare Corini. Un inizio travagliato. Ti ricordi? Invece adesso ha trovato la quadratura Corini, tra l'altro Corini, grande ex della partita, è stato anche capitano del Palermo, insomma ha vinto tanto con la maglia del Palermo e oggi ha inflitto una sconfitta alla sua ex squadra. Ripetiamo, Palermo la prima sconfitta in campionato, sì. Ricordiamo anche che il Palermo sarà ospite del Pescara il 3 novembre, venerdì
3 novembre alle 20:30 sarà l'anticipo della 13ª giornata, perché adesso ci sarà il turno infrasettimanale, poi sabato prossimo il Pescara ospiterà il Brescia e poi il nuovo turno all'Adriatico venerdì 3 novembre, l'anticipo della 13ª contro il Palermo dell'ex Fabio Lupo, che ha allestito l'organico e ha scelto anche Tedino come allenatore. 3-2 c'è grande sintonia. Tedino dove stava l'anno scorso? Stava a Pordenone. A Pordenone, ha fatto molto bene, ha sfiorato la promozione in Indy. È stato scippato dal Parma, sono d'accordo con te, in semifinale. Allora, questo, abbiamo visto un po' di immagini del sabato in Serie B, però dobbiamo ascoltare anche l'analisi di Novellino. Prima abbiamo fatto sentire circa 20 secondi sul discorso di Brugman, che ha cambiato sicuramente volto alla partita, ma soprattutto con l'ingresso di Valzania si sono viste altre cose nel centrocampo della Pescara. E allora ascoltiamo che cosa ha detto Novellino ai giornalisti di Carta Stampata. Parla di un risultato a conti fatti bugiardo. Novellino, sentiamo. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni, dovevamo ripartire un po' meglio. Credo che anche il secondo tempo noi abbiamo condotto la gara come volevamo noi, ma secondo me dovevamo, secondo me, avere un po' più coraggio a fargli il secondo gol, perché c'erano le occasioni per poterlo fare. Potevamo anche, secondo me, fare un po' più di attenzione sul primo gol. Il secondo gol lo hanno fatto bene. Peccato per la traversa alla fine, perché credo che il pareggio era strameritato. Beh, ma mi permetto di non essere d'accordo con un grande allenatore, perché Novellino lo stimo, insomma, una grandissima anche persona, persona vera, però forse no, potevamo approfittare a caldo probabilmente non è stato molto lucido. Hai visto che c'è scritto la Zeman con il gioco di Galeone, ma i nostalgici. Zeman con il gioco di Galeone. Fabio Ganzo, buonasera a tutti, lo dicevo qualche settimana fa, le squadre attrezzate ci sono, quello che manca sono gli allenatori di una pochezza unica. Fausto Grande, andiamo a leggere che cosa scrive. Intollerabile la dietrologia di alcuni pescaresi ottusi su Zampano. Poi ancora Massimiliano Gentile, l'abbiamo già letto. Su Novellino? Beh, Novellino è un grande motivatore, ma non mi sembra che... Io nel secondo tempo, tra me e me e anche qualche amico che era lì, dicevo... Ho l'impressione che la partita vada a nostro favore, perché il Pescara che stava giocando, facendo e proponendosi. Novellino non è più mai entrato in area nostra, tranne la traversa alla fine. La colpa secondo me di Novellino, perché si doveva accorgere che il Pescara era poca cosa al primo tempo e doveva approfittarne, invece non l'ha fatto. Lui ha anche detto questo, bisognava approfittare il primo tempo perché si poteva segnare più di un gol. Però nel secondo tempo, quando dice che ha fatto la partita, Novellino non l'ha fatto. Scusa, però tornando un po' indietro, voglio dire, delle volte tu vedi il risultato e poi ci dai il giudizio dopo che hai visto il risultato, non è che il tuo giudizio fa il risultato. Bruno. Voglio dire, se siamo così sicuri che Brugman, che gioca il regista, abbia trasformato la squadra del Pescara? No, io dico che l'ingresso. Io dico di no, io dico che Valzania è stato importante. Io dico che Valzania è molto importante sul piano fisico e soprattutto questa squadra ha messo il turbo, correva il doppio, il triplo di quelli. La voglia che parla. È cresciuta la condizione fisica. E allora vedendo che abbiamo tutto il risultato, andiamo a vedere quello che abbiamo spostato. Non ce l'ho con Brugman. Per l'amore di Dio, lo stimo tanto, eccetera. Però non è così. Ma non sicuramente avrà tratto giovamento anche lui. Lui insieme a Balzania, insieme a quello, insieme a quell'altro, insieme alla condizione fisica che è stata straripante. È stata un po' la chimica di gruppo. Posso fare una domanda a Bruno, che esulo? Ma quando tu facevi l'allenatore, sei stato un grande allenatore, alla fine della partita ti comportavi come un Avellino, riconoscevi? Ma io riconoscevo che carattere sono così, perché non me ne prego. Se mi facevano arrabbiare, magari continuavo, ma quando vedevo una cosa del genere, come oggi, Novellino ha visto non ci sono partita. Le condizioni per poter dire una cosa del genere. Sono sicuramente alla pari, quali pari? Non hai fatto più. C'è la quattro. È chiaro, se si attacca agli episodi, è stato sfortunato, palo e traversa, però come partita, come situazione.
situazione del secondo tempo, non può dire che per il gioco avrebbe meritato alla grande il pareggio. Ma no, ti ho fatto è stato surclassato. Secondo me il risultato è lo specchio fedele di quello che si è visto. È stato surclassato. Mi pare che do 2-1 è il risultato giusto. Ci sono stati due palle traverse, uno ci ritorna sempre a queste cose. Sì, però, però sono state estemporanee le azioni della Avellino nel secondo tempo. Sì. Non ti mi dico che io che abbia fatto una partita. Ho capito l'opinione, c'era l'impressione che non ci potesse far male. Invece, loro hanno fatto il gol e si sono fermati. Se certo, certo. Allora, 21:13, non so se dobbiamo andare in pubblicità, Max. Mandiamo prima Valzania o prima la pubblicità? Prima Valzania, circa 40 secondi, sentiamo il commento a caldo del giocatore di proprietà dell'Atalanta che ha fatto registrare un grande impatto sul match. Ma ho cercato, quando il mister mi ha chiamato in causa, ho cercato di dare del mio meglio. Probabilmente avevamo bisogno di un po' più peso a livello, nel senso di magari inserimenti o comunque portare avanti la palla. Nel senso, abbiamo fatto, secondo me, da quando sono entrato io abbiamo fatto buone azioni. Potevamo trovarlo prima, che abbiamo avuto altre 2-3 palle gol prima, però secondo me dai. Sono contento del mio ingresso in campo, e nel senso potevo anche fare gol, però sono contento. Nel senso, sono anche contento che la squadra che abbia vinto, perché è stato un risultato molto importante. È stato, nel senso, secondo me, un movimento provato, nel senso Nando mi ha messo palla del sole nel taglio, io ho cercato di rimettere in mezzo perché come potevo, e poi nel senso siamo stati fortunati perché il difensore che ha seguito me ha tenuto in gioco poi Pettinari, quindi dopo è stato merito suo che si è trovato lì da solo a far gol. Così dunque Luca Valzania. Ragazzino, bravo, è bello vedere e sentire. Spontaneo, dice quello che pensa. Quello che sono pensa. Entrato io, si è visto un'altra partita, più o meno. Però ha ragione. Comunque, perché davvero è stato determinante l'ingresso in campo. Forte fisicamente. Di Valzania, tra l'altro Novellino, quando parlavi di Brugman, è stato mio giocatore, lo vorrei ricordare, è stato a Palermo Brugman, in quella parentesi in cui Novellino ha giocato quattro partite nel marzo del 2016, sì, 2016, perché comunque, era la stagione 2015-2016. Quanti giocatori sta sfornando l'Atalanta? Una cosa incredibile. Questo, ma da sempre, ma anche Fabini, c'era Fabini. Comunque sia, guarda, veramente. Io l'altro giorno lo vedevo in televisione con Scirea, Donadoni, ma io parlo anche prima. Una fucina di talenti, È morto Marino Perani. L'altro grande del Bologna. E giocava di quel grande Bologna che vinse lo scudetto. Perani, Bulgarelli, Nilsson, Haller, Pascutti, tutti e cinque. L'allenatore Fulvio Bernardini. 63-64. Purtroppo sono andati via in tanti. Tanti. Meglio non toccare certi tasti, ma insomma. Nello stesso periodo la Fiorentina, su una rosa di 16 giocatori, ne sono morti 7, 8, 9, qualcuno è rimasto a Ciacà. Sui banconi dello spogliatoio si mettevano medicine a Balus, così a Balus e Bologna, per dire alla tante. E i nostri i cretini come noi, io un po' meno, scusa la presunzione, pensavano più ne prendo e meglio gioco, magari, quindi più ho una quotazione, eccetera. Che il Micoren, no? Micoren, il Reactivan, corteccia su. C'erano degli stimolanti. Stimolanti, non so se erano stimolanti, speriamo. La mattina alle 9 la sveglia, veniva il massaggiatore. Ma tu dici che può esserci un nesso? La sveglia con l'ago già pronto, punk, girati di schiena, prima della partita alle 2, tank, un'altra cosa così. Poi addirittura il trucco, nel senso acqua distillata, però dice, prendi questo che ti fa bene, non era niente, per dire. Trattati come degli animali. Ma secondo te ci può essere un nesso tra quello che però molte morti hanno questa radice SLA, chi in un modo, chi un po' meno, chi un po' di più, chi un po' di meno, chi un po' di più. Per la Fiorentina, Beatrice, tu sei stato sempre ho preso una multa perché non ho voluto farmi. Tu sempre diffidente, non hai mai assunto farmaci del genere. Il sabato alle 6 ci sdraiavano così, tutti nei lettini, come dei deportati, come delle cose, e via, c'era sopra il coso pieno di. Come cavie?
quasi. E poi come si chiama? A loro livello, sì. Ricordiamo che Bruno Pace ha fatto parte di quel grande Bologna che vinse lo scudetto. Sì, in parte. Noi eravamo quelli un po' subentrati, un po' più giovani. Io, Savoldi, cioè, Mujesan. Tu avevi poco più di 20 anni. Sì, no, sono andato lì a 17 anni e mezzo. Comunque lui era molto, molto dotato, Bruno Pace. Sì, veramente. Sì, ma sta zitto, che tu non te ne intendi di calcio. Ci dobbiamo fermare per l'ultima volta. Restate con noi. Domani gioca 31esimo a Napoli, secondo anticipo del massimo campionato, 0-0 tra Napoli e Inter. Ci avviamo alla conclusione di questo numero, terzo tempo live. Qualche messaggio ancora sulla pagina Facebook e poi parleremo anche del Teramo domani di scena a Sant'Arcangelo, ore 18:30, decima giornata del girone di andata. Angelo D'Amico, dopo una bellissima vittoria sudata e conquistata col cuore, si guarda chi esulta, chi no, senza parole, ma per favore svegliatevi. Antonella Costanzo, buonasera, oggi il Pescara mi ha stupita e resa molto felice perché ha dimostrato di tenerci alla vittoria contro giocatori fallosi e furbetti in grado di guadagnare fior fior di punizioni anche inesistenti. Novellino si tuffasse in un bel caffè latte che fa meglio. Poi Fabio Pelagatti, con saggezza tattica, difesa rocciosa e trame d'attacco che Zeman riesce a trasmettere alla squadra. La Serie A diretta senza passare per i playoff non è poi così improbabile. Ciao Massimo, ma Cocco giocherà col Pescara ancora? Santolo Caliendo è rientrato, si è operato, grave infortunio al ginocchio lo scorso anno quando giocava nel Cesena, era maggio credo, fine campionato scorso. È chiaro che si deve mettere al passo con i compagni, farà però, si sottoporrà a visita di idoneità, quindi insomma è tutto a oggi cuore. Eravamo vicini allo stadio, sì. Sopra, e poi siamo scesi insieme con quello, gli ho fatto una domanda così, ha detto che sta bene lui, dal punto di vista fisico integro, però è chiaro che si deve rimettere al passo di compagno. Zeman, se non ti alleni non poi arrivi, certo, al certo. Top col ritmo di, poi col ritmo di Cocco, certo. Però auguriamo sicuramente il migliore di fortuna a Cocco, che rimane sempre un signor attaccante in Serie B. Tra l'altro lo scorso anno nella seconda parte di stagione ha fatto bene a Cesena, anche come ha fatto fare parecchi gol, assolutamente male nella prima parte a Frosinone, bene nella seconda con 5 gol e qualche assist, quindi insomma una buona stagione. Poi l'infortunio grave a fine aprile inizio maggio dello scorso campionato. Allora parliamo di Serie C, domani Sant'Arcangelo Teramo ore 18:30, vediamo il quadro completo. Ieri nell'anticipo il Padova è tornato a flirtare col successo dopo la sconfitta meritata di Teramo. Padova 1 Bassano 0, il gol di Capello, uno degli attaccanti più interessanti di questa Serie C, al 31esimo del primo tempo. Fano Modena è stata rinviata, rinvio disposto lo ricordiamo dalla FIGC. È stata infatti accolta la richiesta dell'AIC, Associazione Italiana Calciatori, dopo lo sciopero proclamato dai giocatori del Modena per il mancato pagamento degli stipendi di luglio, agosto e settembre. Dunque Fano, Modena rinviata, il quadro completo degli incontri alle 14:30 di domani, Ravenna, Albino Leffe, Renate e Sud Tirol, alle 16:30 Feral Pisolò, Gubbio che ha cambiato passo con l'avvento in panchina di Dino Pagliari, anzi salutiamo anche il secondo, l'amico Maurizio Tacchi, ormai vice storico di Dino Pagliari, alle 18:30 Pordenone Mestre, Reggiana Fermara, Sant'Arcangelo Teramo. Il Sant'Arcangelo finora insomma va maluccio perché ha 4 punti, ricordiamo Vicenza Triestina il posticipo di lunedì, riposa la San Benedettese, la classifica va maluccio, il Sant'Arcangelo 4 punti, penultimo in classifica, tra l'altro 25 gol subiti, pensate, soltanto 6 gol all'attivo in casa, 3 KO e un pareggio, tra l'altro la tradizione del Teramo è favorevole, negli ultimi 3 anni 2 vittorie e un pareggio, insomma ci sono tutte le condizioni poter andare a vincere questa partita. Il Teramo ha messo in fila 3 pareggi ed una vittoria, l'ultima contro il Padova strameritata a mio avviso, sta pagando il lavoro di Antonino Asta, sta pagando anche il lavoro di Giorgio Repetto che ha fatto una buona squadra, no, con pochi soldi perché budget risicato, limitato. Ti posso dire una cosa, io sono stato a Teramo 2 settimane fa, si respira un'altra aria e io ho detto proprio a Campitelli, hai preso 2 grandi professionisti che stanno contribuendo a questa tranquillità, perché anche Emilio Capaldi Emilio Capaldi fai bene a citarlo, perché Emilio Capaldi è davvero un grande vedere Luciano Campitelli tranquillo, col Feralpi ha pareggiato 0-0 primo tempo, merita più la Feralpi, secondo tempo gioca molto bene il Teramo,
È una novità, perché certo, sai, lui quando non vinceva ma invece... l'avrebbe detto lo stesso con i gol, che due partite, l'ultimo sì, minuto mi pare sì, ha segnato il Teramo, no? Il Teramo sì, quindi insomma però... ha pareggiato a Bassano, però ha giocato molto bene, molto bene. Ma a Vicenza molto per esempio ha perso, ma l'hanno scippato con un rigore e non ha dato un rigore al Teramo. Sono voglio d'accordo dire, però ecco, è quello che è positivo, è l'aria che si respira, è che vero, non è quella è cambiata l'aria, esatto, è cambiata l'atmosfera, è vero. Tra l'altro Emilio Capaldi dice bene, è stato uno degli artefici del miracolo celano, che sfiorò la C1 nel 2008, io seguì esatto, lo spareggio con Modica in panchina, c'era Dionisi, insomma, attaccante che poi ha spiccato il volo, finale col Real Marcianise. Ma c'è quel famoso, cioè, non so se te lo raccontavo l'episodio, giusto? Siamo andati, io, l'abbonato di Piero Aggradi, sì, Orlando D'Angelo, un mio amico di Francavilla, siamo andati a Celano. Sì. Allora Piero Aggradi vede Zema e ci sediamo vicino a Zema. A un certo punto Zema fumava in continuazione, io gli ho detto, mister, ma vi voglio dire, non è, sta esagerando. Ha detto, se non le sta bene... può allontanarsi. Grandissimo. Tranquillo. No, quello è un po' troppo aria aperta. L'aria aperta, scusa, lui può fumare l'aria sì, aperta. Sì, però meglio non gli volevo però dire. Però hai ragione, ti devi spostare tu. Allora, andiamo al telefono, ultima telefonata per questo numero di Terzo Tempo Live, siamo in chiusura, pronto Rete 8 Sport. Pronto? Sì, buonasera. Pronto? Sì. Senta. Io non sento nulla, si sente malissimo. Pronto? Si sente male, dovrebbe abbassare il volume del televisore completamente, è sempre la solita raccomandazione che faccio ormai da 16 anni, però purtroppo non... Sì, adesso sì. Senta, volevo fare un annuncio alla Lega. Sì. Una richiesta. Di strappare i patentini a certi allenatori, tipo quello di oggi, Novellino, Venturato, perché quel gioco che hanno fatto al secondo tempo non si fa manco quando giochi tu a calcetto, è lui, massimo profeta a calcetto, cioè che si perde tempo, si butta i giocatori per terra. Ma cosa? Ti ha visto giocare? Questo è un offesa al calcio italiano. Sì, vabbè, ma non esageriamo. Un'offesa al calcio italiano. No, non è un'offesa al calcio italiano. Vabbè, ma dai. Però è da dire in televisione. No, quello c'è. No, su quello... Questo era il gioco del secondo tempo del Lavellino. Era quello che si faceva quando giocava lei, quando andava lei. Sì, appunto il famoso catenaccio. Anche lui lo faceva fare le sue squadre. No, tutt'altro, tutt'altro. Perciò. No, ma poi so perciò, capito? Ha detto perciò. No, io so che lo fa Massimo Bovera. Ecco, questo è bravo. Questa è la telefonata più intelligente che c'è stata. Ma, abbiamo un amico in comune, Rocco. Ah, Rocco. Un grande ristoratore, Rocco Terra, un grande, un amico. Ma riconosciuto. Come no, Stefano? Rocco Terra. Solo che dobbiamo... Solo che dobbiamo chiudere, Stefano. Via Pirelli. Ciao, buonasera. Grazie, ciao, grazie ciao. Stefano, un abbraccio. No, volevo solo ricordare un dubbio per reparto in casa Teramo, ballottaggi Altobelli Sales, Pietrantonio, Ventola e Barbuti Foggia, perché tornerà dal primo minuto Tulli, quindi un importante rientro per Asta, Sant'Arcangelo con un po' più prudente 5-3-2, vista la fragilità della sua difesa, abbiamo detto 25 reti incassate in 9 partite, cioè una 25 enorme. reti incassate in 9 partite, media di quasi 3 gol a partita. Esatto. Va bene, ci dobbiamo fermare, 21:30, dobbiamo essere ligi alla norma, soprattutto all'orario. Grazie Aldo Fattore. Grazie a te. Grazie a Bruno Pace. Vi rivedrò insieme in questo salotto a breve. Fate una bella coppia. Ma siamo coetanei. Ormai siete coetanei, sì. Ormai siamo coetanei. Siete coetanei. Grazie a tutti, grazie a voi che ci avete sin qui seguito, grazie al nostro impareggiabile regista, al nostro Max conduttore, Pacino, dobbiamo dire. Il grande conduttore, che adesso aspetta, sì, perché deve andare dalla moglie che lo aspetta. Che festeggia il compleanno. E mi sembra giusto. Tanti le facciamo gli auguri. Tanti auguri. Un abbraccio, un bacione alla mia Romina. Grazie a tutti, buona serata. Oh, I've been